Ciao amici di Sivola, entrate! Ciao Giada, come stai? Bene, grazie, grazie di essere venuti. Sei pronta a rispondere alle nostre domande? Certo, prontissima. Qual è stato il tuo ultimo viaggio? Allora, sono stata con Sivola a Los Angeles per il mio tour, Thrifting e serie TV. Hai dei souvenir a cui sei tanto affezionata? Andiamo verso l'angolo delle meraviglie. Credo di aver fatto il viaggio a Los Angeles solo per questa, in pratica. E rappresenta il gazebo iconico della serie. Ho anche altre cose a tema Gilmore Girls, tipo l'insegna di Star Solo. Poi abbiamo un piccolo Bob Ross che ho trovato in un mercatino a Los Angeles con la sua piccola tela, perché io adoro Bob Ross. La mia collezione di troll e anche dei pezzi dall'India, dove sono sempre partita con Sivola. E questo è un piccolo Ganesh. Tour guidato da Lorelai Rory nelle caffetterie più famose o nei negozi vintage del mondo? Io farei un cost to cost di caffetterie, però anche un giro con Lorelai Rory da Antichità by Kim, della famiglia Kim, che è un classico. Momento sincerità, hai mai rischiato di perdere un volo? Così sincera che mi posso anche affermare di averne persi due. Qual è il tuo passatempo preferito in aereo? Dobbiamo andare nella mia zona creatività. Questo è un quiz per allenare il cervello, è tipo un Tetris. La cosa peggiore è che top per perdere tempo nei viaggi, perché la scatola non si può chiudere se tutti i pezzi non sono all'interno. Quindi devi assolutamente trovare il giusto modo per metterli tutti insieme. Ad esempio io non ci sono molto riuscita in questo caso. Poi io amo disegnare, non perché io sia brava, ma perché fa passare il tempo molto velocemente. Ad esempio qui abbiamo Banana, il mio cane disegnato sul ritorno per l'Italia. Poi ho tutto il kit ovviamente con gli acquerelli, il tempera matite. E poi io sono piena di hobby, sono una ragazza piena di hobby, quindi ho anche delle perline, perché è il nuovo passatempo fare le cose con le perline, quindi nel caso porterei anche questo. E un libro, perché comunque sono Rory Gilmore, il libro ci va sempre. Vuoi mostrarci il tuo pezzo migliore preso a Los Angeles? Il mio best pezzo a Los Angeles, tra i mercatini? Apriamo l'armadio, che fa il rumore del bastone della pioggia, tra l'altro, che non è un caso. Quest'abito stupendo di Stod, sono veramente contenta, e questo mi sta da Dio, sembra una sirenetta. E se avessi un biglietto di sola andata, dove andresti? Purtroppo la scelta è solo una, io sono una grande fan del Giappone, quindi se potessi partire stasera andrei sicuramente a Tokyo. Quindi ci vediamo in viaggio. A prestissimo, grazie amici di Sivola, ciao!